Con un'ordinanza adottata nelle serate di giovedì, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha dato disposizioni urgenti affinché il CORAP, il Consorzio regionale per le attività produttive, sovrintenda fino al 30 settembre alle attività gestionali di 14 depuratori per i quali sono state riscontrate criticità sul piano della gestione e del funzionamento. Gli impianti interessati dal provvedimento, tutti sulla costa tirrenica, sono i depuratori di Nocera Terinese, San Nicola Arcella, Belvedere Marittimo, Guardia Piemontese, San Gineto, Belmonte Calabro, San Lucido, Fuscaldo, Ricadi, Pizzo, Tropea, Parghelia, Zambrone e Briatico. Per gli impianti dei comuni di San Lucido, Ricadi, Fuscaldo, Pizzo, Tropea, San Nicola Arcella, Belvedere Marittimo, Guardia Piemontese, San Gineto, Belmonte Calabro, Parghelia, Zambrone e Briatico, si legge nell'ordinanza del Presidente Occhiuto, è stato accertato il malfunzionamento di sezioni impiantistiche deputate alla depurazione delle acque reflue con la conseguente compromissione del processo di trattamento e con conseguente pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Per l'impianto di Nocera Terinese, a servizio dei comuni di Nocera Terinese, Amantea e Belmonte Calabro, attualmente sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, sono state rilevate criticità gestionali foriere di compromissioni per l'ambiente e la salute pubblica. L'ordinanza di Occhiuto rimarca che l'eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica non è diversamente fronteggiabile se non attraverso la adozione di misure di carattere straordinario e derogatorio del vigente riparto delle competenze amministrative in materia. Per questo, al fine di scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente, il provvedimento del Presidente della Regione Calabria, valido fino al 30 settembre, ordina al CORAP di sovrintendere alle attività gestionali dei soggetti concessionari degli impianti di Nocera Terinese, San Lucido, Ricadi, Fuscaldo, Pizzo Tropea, San Nicola Arcella, Belvedere Marittimo, Guardia Piemontese, San Gineto, Belmonte Calabro, Parghelia, Zambrone e Briatico, predisporre ed attuare in termini di somma urgenza, valutato il persistere dell'inadempimento, gli occorrenti interventi per assicurare l'ottimale funzionamento delle sezioni impiantistiche deputate alla depurazione dei sopraelencati impianti. Si è conclusa positivamente la lunga trattativa tra le organizzazioni sindacali e le aziende coinvolte che ha permesso l'accordo tra Almaviva, Covisian e Itae Airway, un accordo che consente di salvare tutti i posti di lavoro dei call center di Palermo e Rende, è quanto si afferma in una nota del PD Calabria. Grande soddisfazione per l'esito della trattativa politico-sindacale, riporta la nota, è espressa dal Partito Democratico della Calabria, che sottolinea l'impegno profuso per il buon esito finale dai parlamentari Dem e dal ministro del lavoro Andrea Orlando. Lo stesso ministro Orlando ha sottolineato come quello raggiunto è un risultato non scontato per il quale esprimo grande soddisfazione. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, a partire dal mio staff, le parti sociali, le imprese e il MISE, che ha lavorato per mettere in campo una risposta che ha consentito di salvaguardare i livelli occupazionali. Resta ancora stabile, ma con meno tamponi processati, il numero dei nuovi contagi in Calabria. Sono 840, infatti, i nuovi positivi con 3.748 test eseguiti e il tasso di positività che risale al 22,41%. Due i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia a 2.641. Calano i ricoveri nei reparti di cura, meno 6, totale 135, mentre c'è da registrare un ingresso in più nelle terapie intensive, totale 6. Si è svolto giovedì 16 giugno la presenza del segretario generale Stefano Mantegazza, del segretario nazionale Rica Mamucari e del segretario nazionale organizzativo Guido Mairone, il congresso regionale del sindacato Willa Willa, al termine del quale è stato eletto il nuovo segretario regionale Pasquale Barbalacco. Questi succede all'uscente Nino Merlino, che in un lungo, accorato ed emozionante intervento ha ringraziato iscritti e simpatizzanti, elencando i risultati raggiunti negli ultimi anni. Contratto integrativo nazionale, lotta alla piaga del caporalato e alle morti sul lavoro sono state senza dubbio tra le nostre priorità e abbiamo ottenuto traguardi significativi, ma che comunque non consentono di abbassare la guardia, ha esordito Merlino nella sua relazione. Occorre ancora lottare molto, ad esempio, per la situazione dei lavoratori stagionali sul contratto collettivo e per accrescere la sinergia tra sindacati, che è decisamente fondamentale per raggiungere alcuni obiettivi.
Da oggi non sarò più il macchinista di questa macchina chiamata Wila Calabria, ma il nostro sindacato deve rimanere inclusivo e attento alle persone e al loro benessere, continuando a preferire i luoghi di lavoro e i salotti. La Wila, per essere forte, deve essere unita. Vorrei partire dalla sua frase conclusiva, la Wila è forte se unita. Sì, io penso che le organizzazioni sindacali tutte, ma in particolare tengo alla mia, se si fa un lavoro di condivisione, di sposare i problemi in maniera collettiva, io penso che il sindacato possa giocare un ruolo importantissimo. E questa regione è una di quelle regioni che ha estremamente bisogno dell'azione sindacale. Noi sappiamo che il sindacato è la fossa di mediazione tra la politica e il mondo del lavoro e il mondo datoriale. Bene, l'unità ci farà sicuramente conseguire risultati importanti in tutti e due i campi. Le chiedo, insomma, cosa è stato fatto in questi anni? Beh, guardi, io le dico che in questi anni il sindacato ha premuto molto e ha fatto sì che la politica cambiasse pure un pochettino comportamento, specialmente nell'utilizzo delle risorse comunitarie. Il nuovo segretario della Wila Barbalaco, felice e emozionato per il nuovo incarico, ha affermato: "Ricevo un testimone importante, dopo anni di ottimo lavoro, proseguiremo sulla strada tracciata con entusiasmo e decisione alla ricerca di nuovi significativi obiettivi, al fine di uscire dalla costante atavica situazione emergenziale nella quale si trovano i lavoratori agricoli calabresi, provati da anni difficili, acuiti e aggravati prima dalla pandemia e ora dalla crisi scatenata dalla guerra in Ucraina, con conseguenti ripercussioni anche sul nostro paese. Ma la Wila saprà spingere su principi e valori cardine, come il rispetto dei contratti e la sicurezza sui luoghi di lavoro, in primis." Sono sicuro che insieme a voi riusciremo a continuare a dare a questa organizzazione non solo la possibilità di essere presente in tutte le situazioni che riguardano vertenze, riunioni e cose varie, ma a rendere comunque in ogni caso questa organizzazione anno dopo anno sempre più grande. Anche perché Stefano, come sempre, ci dice che bisogna logicamente migliorare di più e comunque ogni deroga in più è quella che serve per questa organizzazione. Grazie a tutti. Al ballottaggio sosterrò Fiorita non certo per un'affinità di ideali o di ideologie, ma per una maggiore vicinanza di percorso rispetto a Donato e alla sua coalizione. Questo è l'orientamento mio e delle liste che fanno riferimento a me. Siamo totalmente indipendenti da noi con l'Italia, che invece ha annunciato di non dare alcuna indicazione di voto ai propri elettori. Lo ha affermato in un'apposita conferenza stampa convocata Antonello Talerico, che è stato candidato a sindaco di Catanzaro nella competizione elettorale delle 12 di giugno. Partiamo da un presupposto: Catanzaro avrà un sindaco di sinistra, sia che vinca Donato, sia che vinca Fiorita, ha affermato Talerico. E la colpa di questo è del centrodestra che si è presentato diviso e frazionato. Le componenti sono eterogenee e si rischia l'ingovernabilità. Sicuramente nessuno dei consiglieri si dimetterà, ma potrebbe dimettersi direttamente il sindaco. Io rimango nel centrodestra in quanto mi sento un uomo del centrodestra, ma il mio sarà un voto contro il centrodestra mascherato. Non posso appoggiare una coalizione che ha ritenuto di non dialogare con noi e ora invece contatta quotidianamente i miei candidati per chiedere appoggio al ballottaggio, ha continuato Talerico. Antonello Talerico ha annunciato il suo sostegno a Nicola Fiorita. Sì, ho annunciato il mio sostegno a Nicola Fiorita, ritengo che sia anche coerente con i contenuti, la forma e il linguaggio che ho assunto e abbiamo assunto come coalizione nell'intera campagna elettorale. Ci sono maggiori affinità, non ideologiche assolutamente, perché sia Donato che Fiorita appartengono a un contesto politico al di là di chi li sostiene e li appoggia, che è assolutamente diverso dal mio. Non ci sarà un apparentamento. Assolutamente no, nessun apparentamento tecnico, un appoggio sulla valutazione più che altro del candidato. Appoggeremo naturalmente quelle che saranno le scelte del governo di Fiorita laddove queste dovessero convincerci, diversamente le avverseremo. Il nostro ruolo sarà quello di essere propositivi, altrimenti potrebbe accadere quello che è successo negli anni dove l'opposizione diventa un'opposizione sterile e non produttiva per la città. Senta, ha detto comunque andrà a finire, Catanzaro avrà un sindaco di sinistra. Eh sì, è certo, perché Valerio Donato è un uomo di sinistra, lo ha dichiarato più volte, anzi si è definito marxista, ha strappato la tessera del PD a marzo, ma rimane un uomo di quella matrice. Fiorita è appoggiato dal PD, ragion per cui dopo tanti anni ritorna un sindaco di sinistra, e questo per volontà del centrodestra.
Fino a prova contraria sono ancora un iscritto a Forza Italia, ma probabilmente uscirò dal partito in quanto non posso condividere il percorso con un coordinatore regionale che disconosco. Se Catanzaro comunque andrà al ballottaggio e avrà un sindaco di sinistra, la colpa è da ascrivere al centrodestra e a coloro che, con i loro veti, hanno determinato una situazione di fratture e fragilità. Lo ha affermato Antonello Talerico, candidato a sindaco di Catanzaro, nella competizione elettorale del 12 di giugno. Sicuramente rassegnerò le mie dimissioni da Forza Italia, io sono ancora un iscritto di Forza Italia, qualcuno forse se l'è dimenticato nel momento in cui poneva il veto sull'unico candidato naturale fisiologico di Forza Italia, scegliendo poi di appoggiare un candidato che aveva la tessera del PD. E di questo poi, laddove dovesse perdere Donato, dovrà anche risponderne Mangialavori, fossi lui mi dimetterei da coordinatore regionale di Forza Italia. Firmato l'accordo per il passaggio delle quote societarie della Regina 1914, l'intesa è stata raggiunta tra l'amministratore unico e rappresentante legale della Club Amaranto SRL Fabio De Lillo e l'imprenditore Felice Saladini. Ora finalmente si potrà riprendere a pianificare il futuro del club e i prossimi passi per l'iscrizione al campionato di Serie B. Saladini subito dopo la firma ha incontrato i giornalisti. Non è stato facile, la situazione è complessa, ma non potevo tirarmi indietro e lasciare che si disperdesse un patrimonio storico dello sport della nostra regione. Sto lavorando per dare a questo club e ai tanti sostenitori un consiglio di amministrazione che sia garanzia di trasparenza e legalità, con competenza e passione sportiva. Ascoltiamo le dichiarazioni di Saladini. Abbiamo concluso poco fa il passaggio delle quote societarie con cui acquisisco la regina K. Quindi un applauso lo faccio a tutti noi. No? Stiamo già lavorando per consentire poi al club di potersi iscrivere, viste le scadenze importanti che abbiamo nelle prossime ore, per potersi iscrivere al campionato di Serie B. Quindi abbiamo già iniziato a lavorare. Vedete, non è stata una cosa facile, non è stata una cosa semplice, però non potevo tirarmi indietro, cioè non potevo tirarmi indietro di fronte alla possibilità che un altro patrimonio così importante, un patrimonio sportivo così importante della nostra regione si potesse disperdere così nel nulla. La Regina è un patrimonio della Calabria e dobbiamo assolutamente tutti insieme tutelarla, perché Reggio merita di calcare palcoscenici importanti, perché Reggio Calabria deve tornare a far sognare tutto il paese. E questa per me è un'emozione, una grande emozione poter essere il condottiero della mia regione su campi importanti nel panorama italiano e non. È da qui che voglio far ripartire la Regina, è da qui che voglio far ripartire la Regina, e questa è la mia strategia per continuare a calcare palcoscenici importanti che la Regina merita. Grazie a tutti. È stato presentato in conferenza stampa dal direttore sportivo Roberto Gemmi il nuovo allenatore del Cosenza Calcio, Davide Dionigi, ex di Regina e Catanzaro. La sfida è intrigante e stimolante, arrivo in punta di piedi e cercherò di far parlare il lavoro, ha detto il nuovo tecnico rossoblù. E poi voglio ringraziare chi mi ha preceduto, perché io faccio questo mestiere già da un po' di anni, pur essendo ancora un allenatore mi ritengo giovane, ma ho iniziato presto, dalla gavetta, in campi e situazioni difficili. Mi viene in mente i miei primi trascorsi a Taranto, dove i primi 2 anni ho perso una finale playoff e su un campo ho vinto un campionato arrivando primo, però la penalizzazione ce l'ha, quindi sono partito dal basso. E quindi faccio questo mestiere, ringrazio chi mi ha preceduto per il grandissimo lavoro fatto, e se io sono qua oggi è merito anche di chi c'era prima. Io, prima di arrivare alle specifiche risposte che mi sono state chieste, vorrei far conoscere innanzitutto l'uomo Dionigi, Davide. Io vengo qua, credetemi, in punta di piedi, con un'umiltà che spero potiate conoscere, potete conoscere nel tempo, in una terra, e quando parlo di terra, per me
è un valore che conta molto, che mi ha dato tantissimo, alla quale ho dato tantissimo e alla quale spero e continuo di poter ricevere ancora tanto e di ridare ancora tanto. Sarebbe troppo semplice per me tirare fuori frasi ad effetto per accaparrarmi, per giustificarmi, e se io facessi questo offenderei l'intelligenza del pubblico di Cosenza, che ritengo un pubblico caloroso, appassionato, che vive di un orgoglio cosentino, che hanno in pochissime città dove sono stato, perché io ho girato tutta l'Italia sia da allenatore e che da giocatore.